amici di Radio UCI, sono Mattia e nel video di oggi ti parlo delle ricariche di pensione e reddito di cittadinanza, perché sono state appena pubblicate le rendicontazioni di INPS e ti parlo anche di chi invece questa ricarica rischia di perderla. Ma prima di cominciare, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, faccelo sapere mettendo un like a questo video e soprattutto, se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. E ora possiamo iniziare il video di oggi proprio parlando delle ricariche di reddito e pensione di cittadinanza del mese di gennaio 2021. Come avevamo anticipato ieri, nel corso di questa notte sono state pubblicate le rendicontazioni INPS delle ricariche che fanno riferimento alla data del 27 gennaio 2021, con tanto di importo che, come dimostra la schermata, resta lo stesso dello scorso anno, perché, come ampiamente ripetuto, la ricarica RDC e PDC nel mese di gennaio 2021 si basa ancora sull'ISEE 2020, mentre sarà a partire da febbraio 2021 che le ricariche si baseranno sull'indicatore aggiornato al 2021, con tutte le possibilità che abbiamo visto insieme nel corso delle ultime settimane. Vale la pena ricordare che il 27 è un giorno di partenza delle ricariche, questo non vuol dire che tutti le riceveranno quel giorno, ma che da quel giorno in avanti arriveranno sulle nostre card. Ovviamente stiamo facendo riferimento alle ricariche ordinarie, cioè le ricariche per quei beneficiari che non si trovano né al primo mese in assoluto di beneficio, né al primo mese dopo il rinnovo, che invece hanno ricevuto rispettivamente la card da Poste con la prima ricarica oppure la prima ricarica del nuovo ciclo di 18 mesi intorno alla metà di questo mese. Però non tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza riceveranno questa ricarica. Saranno esclusi infatti i beneficiari di RDC con la ricarica anticipata di dicembre 2020, hanno raggiunto il limite di 18 mensilità stabilite per ogni ciclo di questo beneficio. Quindi, in maniera particolare, ci riferiamo a quei percettori che hanno presentato la prima domanda di RDC nel mese di giugno 2019 e che hanno ricevuto la card con la prima ricarica nel mese di luglio 2019. Insomma, per loro gennaio 2021 rappresenta il mese di sospensione del reddito di cittadinanza stabilito dalla legge, all'interno del quale sarà possibile presentare la domanda di rinnovo e continuare poi a percepire il beneficio per altri 18 mesi a partire indicativamente dalla metà di febbraio 2021. Attenzione però, per presentare la domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza a gennaio 2021, proprio come per chi si trova a presentare la prima domanda in assoluto, sarà necessario avere già a disposizione un ISEE ordinario o corrente ma aggiornato al 2021. Al contrario, i percettori di pensione di cittadinanza che hanno fatto ugualmente domanda a giugno 2019 e ritirato la card a luglio 2019 con la prima ricarica riceveranno la mensilità di gennaio 2021 senza nessun tipo di stop. Questo perché, come sappiamo, per la pensione di cittadinanza non è previsto alcun mese di sospensione. Ma attenzione, per tutti i beneficiari il mese di gennaio 2021 rappresenta anche quello in cui verrà applicata la cosiddetta decurtazione semestrale. In altre parole, il 31 gennaio 2021 verrà effettuata la prima verifica di questo tipo, che prenderà in considerazione il saldo sulla card tranne una mensilità e gli eventuali arretrati e la quantità di beneficio effettivamente erogata sulla card nel corso dell'ultimo semestre. La differenza tra questi due valori, che corrisponde in sostanza alla quantità di RDC accumulata e non spesa né prelevata, sarà sottratta dalla ricarica successiva, cioè quella di febbraio 2021. Ma attenzione, come ti ho detto, nel conto non saranno presi a riferimento né gli arretrati degli ultimi sei mesi né l'ultima mensilità ricaricata, in questo caso proprio la ricarica di gennaio 2021. In altre parole, non saremo tenuti a spendere questa ricarica nel giro di qualche giorno. E ancora più importante, basterà sempre spendere tutto l'importo di reddito pensione di cittadinanza o lasciare un avanzo di meno di 8 euro per non andare incontro a nessun tipo di problema o decurtazione, sia essa mensile o semestrale. In ogni caso, lo ripeto, siamo di fronte alla prima applicazione di questo sistema, speriamo soltanto che non ci saranno altri problemi come è successo con la prima applicazione della decurtazione mensile. E ora, sempre in tema di reddito di cittadinanza, risolviamo alcuni dei dubbi che ci avete lasciato nei commenti. Cominciamo dalla domanda di Carmela, che ci chiede quanto tempo occorre per il reddito di cittadinanza dopo aver fatto la prima domanda.
Ciao Carmela, dopo aver fatto la domanda del reddito di cittadinanza, in genere si riceve nel giro di qualche giorno il primo messaggio da parte di INPS che ci dice in sostanza che la nostra domanda è stata ricevuta e quale codice di protocollo le è stato assegnato. In generale l'esito della nostra domanda arriva intorno alla metà del mese successivo a quello della domanda e se è positivo potremmo ricevere un secondo messaggio, questa volta da parte di Poste Italiane, che ci invita ad andare a ritirare la nostra card presso i propri sportelli. Ma attenzione! Come purtroppo accaduto in passato, non è detto che questo secondo messaggio arrivi a destinazione. Perciò la soluzione migliore è quella di controllare l'esito della nostra domanda accedendo direttamente nell'area dedicata al reddito di cittadinanza del sito INPS. Quando troveremo la data di disposizione in Poste, a prescindere dall'arrivo del secondo messaggio, potremo chiamare l'ufficio di Poste di competenza sul nostro territorio, chiedere se la nostra card è già disponibile e a quel punto andare a ritirarla. Passiamo adesso alla seconda domanda di oggi che riguarda la questione reddito di cittadinanza e cashback. Alla Minci chiede: come si dovrebbe fare per abilitare la card del reddito di cittadinanza al cashback? Ciao Alamin, purtroppo contrariamente a quanto era stato previsto in fase iniziale, cioè che si potesse inserire la card RDC per il cashback attraverso l'app PostePay, in realtà questa operazione non è possibile. La ragione è da identificare nel fatto che la card del reddito di cittadinanza non può essere utilizzata online. E chiudiamo il video di oggi con l'ultima domanda sul reddito di cittadinanza ISEE 2021. Leonardo ci scrive che il suo ISEE 2021 ha aumentato per aver percepito il reddito di cittadinanza e ci chiede se questo potrebbe dare adito a problemi. Ciao Leonardo, come abbiamo avuto modo di spiegare nei video delle ultime settimane, sì, è corretto che il reddito di cittadinanza rientri a far parte dell'ISEE 2021. Più precisamente si tratta delle mensilità del reddito di cittadinanza che sono state percepite nel 2019 e che per questa ragione rientrano nel reddito familiare in quanto prestazioni assistenziali, indennitarie e previdenziali esenti IRPEF, erogate direttamente dall'INPS. Tuttavia, di per sé questo non rappresenta un problema per il reddito di cittadinanza del 2021 per due ragioni. La prima è, in fase di valutazione dei requisiti per continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza nel 2021 dall'ISEE 2021, sarà sottratta la quantità di reddito di cittadinanza percepita nel 2019 solo per questo scopo. In secondo luogo, il reddito di cittadinanza percepito nel 2019, che si trova ora nell'ISEE, non influenzerà l'importo che percepiremo nel 2021, perché questo beneficio fa i conti soltanto con le prestazioni che si ricevono nel corso dello stesso anno. Ora, non è possibile sapere cosa sia variato nel nucleo familiare di ognuno, ma quel che è certo è che il reddito di cittadinanza ricevuto nel 2019 non influenzerà né il diritto alla prestazione né l'importo delle ricariche del reddito di cittadinanza 2021, perché come spesso ripetiamo, il reddito di cittadinanza non fa reddito su se stesso. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui e noi ci sentiamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UG.